Quello dell'allenatore è il primo tassello che la dirigenza del Pescara dovrà inserire per programmare la prossima stagione sportiva. In pole position resta la candidatura di Andrea Sottil, il tecnico che ha guidato i biancazzurri verso una soffertissima salvezza. Per la sua conferma ha già speso parole importanti il direttore tecnico Giorgio Repetto. Lo ha fatto nell'immediato dopogara del Curi, lo ha fatto a freddo nel corso della trasmissione replay. Ci sono pro e contro. Tra i contro c'è un rendimento tutt'altro che importante, visto che in campionato Sottil ha centrato una sola vittoria col retrocesso Livorno, peraltro stentata, a fronte di 3 pareggi e 2 sconfitte. E poi anche una fisiologica necessità di cambiare più uomini possibili, protagonisti della peggiore stagione degli ultimi 10 anni. Tra i pro vi sono l'atteggiamento palesato dalla squadra nelle 2 gare di play-out, un Pescara che è sembrato più pronto e più libero mentalmente, anche offensivo, benché il verdetto sia stato centrato ai rigori. E poi la capacità che ha avuto Sottil di entrare in sintonia col gruppo e di lavorare sulla testa dei calciatori, cosa riconosciuta e apprezzata anche da senatori come Fiorillo e Memusciai. Un'opera di ricostruzione dell'autostima del gruppo avvenuta nel corso di una sorta di tritacarne, con poco tempo per allenarsi e tante partite da giocare. Fattori dunque che possono far pendere la bilancia verso il tecnico di Venaria Reale, che nel caso per la prima volta allenerebbe in B avendo a disposizione una squadra dall'inizio. Prima di questo passo però il presidente Daniele Sebastiani vuole vagliare un po' tutte le ipotesi che allo stato sembrano meno accreditate. Lo stesso Repetto ha confermato che dopo aver disputato lo spareggio proprio contro il Pescara, Massimo Oddo è una soluzione poco opportuna. Oddo, che proprio stamani ha firmato la risoluzione consensuale del contratto con il Perugia. Il nome di Fabio Caserta è stato sovente accostato al Pescara, ma sull'ex tecnico della Juve Stabia sono ora piombate lo stesso Perugia ed anche il Bari. La dirigenza poi ha avviato il lavoro anche sull'organico, 15 i giocatori sotto contratto, almeno anche per la prossima stagione. Tra questi il principale uomo mercato è Gabriele Zappa, laterale basso esploso nel girone di ritorno quando la squadra era in difficoltà con ben 5 reti segnate. Zappa andrà via e ieri sono iniziate le grandi manovre. Il neopromosso Benevento ha messo gli occhi sul giocatore scuola Inter e può mettere sul piatto come contropartita tecnica anche Pietro Iemmello, di ritorno dal prestito di Perugia, dove ha collezionato numeri importanti, 19 reti, ma un brutto finale di stagione, testimoniato anche dall'errore ai calci di rigore contro il Pescara. Resta un attaccante altamente prolifico in B e sanerebbe una lacuna avuta dal Delfino quest'anno. Ma Zappa fa gola anche ad altri club di Serie A e prima di farlo partire il management biancazzurro ascolterà tutte le proposte. Lo stesso Repetto ha messo in guardia circa la posizione di Cristian Galano. Un esterno da 14 gol in stagione può piacere a tanti club di Serie A e anche di Serie B, pronti a mettere sul piatto una offerta importante. Intanto è ufficiale una uscita minore. Di rientro dal prestito alla Casertana, il centrocampista Simone Tascone è stato ceduto a titolo definitivo al Picerno.